Bentrovati ad Un libro, una storia. Il libro protagonista di oggi è La casa con i balconi, un viaggio all'interno dell'interiorità umana, dell'esistenza, della Sicilia, dalle mille bellezze e dalle mille contraddizioni. Vi presento subito la nostra autrice, che è Giuseppina Iacono Baldanza. Ciao Giuseppina, grazie per averci aperto le porte della tua magnifica casa qui in questa fantastica campagna. Grazie a voi per l'invito e credo essere attenzionata credo che sia una delle cose più belle, specialmente per chi scrive, poter usufruire di ciò che la tecnologia ci offre, come i video o un microfono. Senza svelare troppo della casa con i balconi, come nasce l'esigenza di scrivere un libro? È una domanda che fanno tutti e la risposta secondo me è molto retorica, perché non si capisce mai perché si scrive, come si scrive e quando inizia un'esigenza del genere. Io per esempio la mia scrittura inizia nel momento in cui ho terminato diciamo il lavoro per cui ero pagata dallo Stato, la scuola e tutto il resto, e quindi mi sono riappropriata del mio tempo e il mio tempo mi ha consentito di poter elaborare pensieri, di poter elaborare tutto, cioè, e di vedere anche oltre, di vedere tutto ciò che ci circonda e poterlo sminuzzare per poter poi capire tutto ciò che ci sta intorno. Se ti chiedessi qual è la cosa alla quale mai rinunceresti, come mi rispondi? Non rinuncerei alla mia infanzia, sicuramente, ma temo che nessuno vorrebbe rinunciare alla propria infanzia, perché è lì che nascono nasce la vita, nascono i primi ricordi, nascono l'amore forte che si hanno verso chi ci circonda, nasce il gioco, nasce tutto, è da lì che si inizia e i primi anni di vita sono quelli più importanti della nostra vita, è per questo che non si dimenticano. Andiamo alla casa con i balconi. In questo libro si evince che la linea di demarcazione tra uno status sociale e un altro è dato anche da una casa con i balconi, come mai? Adesso i desideri, questo desiderio è sempre più labile, perché nelle nuove costruzioni i balconi sono ovunque, si vedono ovunque e quindi non si capirebbe questo mio motivo, perché i balconi rappresentano invece lo stato sociale che va, cioè il riscatto di uno stato sociale che pur di innalzarsi ai piani più alti, l'unico desiderio è quello di abitare i balconi. Ma è un senso veramente molto metaforico il mio racconto, è tutta una metafora della vita, compresa anche i balconi. In quest'infanzia, tu dici nel libro, anni fatti di tutto, ma anni fatti anche di niente. Da cosa è rappresentato il tutto? Dunque, io comincerei dal niente. Il niente rappresenta invece il tutto. Viviamo in una società di consumismo, i ragazzi non potrebbero mai capire cosa significa vivere del niente. La ricchezza sta proprio in quel niente, la ricchezza delle invenzioni, della fantasia, della capacità di produrre e riprodursi. Il consumismo purtroppo ha tolto ai ragazzi il piacere del niente. Parlando di questa infanzia vissuta in questa Sicilia che dicevamo ricca di contraddizioni, di bellezza soprattutto, c'è un piccolo passo che vorrei leggere e poi lo commentiamo insieme. Non bastò un anno perché quel terreno fosse ripulito. In quel luogo mio nonno, oltre la pensione, ci lasciò polmoni, fegato e viscere. Da lui ricevetti un grande insegnamento: imparai ad amare e a rispettare la terra.
Avvenne piano, durante quelle lunghe estati in cui i nonni mi portavano con loro. Per me quel luogo era divenuto più bello del paradiso. Accarezzavo con gli occhi, senza averne consapevolezza, l'armonia della creazione, vista non più nella rigida formula del catechismo. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, ma nel reale miracolo del raccolto, nei frutti appesi agli alberi, nelle fragili piantine ricoperte di pomodoro rosso come il fuoco, resistenti ad un sole implacabile. Mi innamorai di un grosso masso che sotto i riflessi della luce luccicava come madreperla. Lo chiamai Monte Bianco per il suo colore e poco importava sapere che ne esisteva un altro più imponente. Era tutto perforato da buchi profondi che qui e là si coloravano dei colori della giummara, pianta di cui mio nonno si serviva per ricavarne delle grosse ramazze. Passavano le mie giornate libera come l'aria scarpinando, aiutando, raccogliendo e sognando. Salivo in cima alla roccia da dove non si vedeva il mare, ma io alzavo gli occhi e lo trovavo nell'azzurro del cielo. Osservavo attentamente i buchi che sembravano tane. Li contavo, li riempivo di sottili pagliuzze e tracciando con la mano il segno di croce li richiudevo. Quelle pagliuzze, per la mia fervida fantasia di bambina, potevano anche essere pergamene arrotolate, comprendenti documenti importanti. I miei erano solo sogni, quali non li ricordo. Rimarrà quel masso, per questo e per sempre, la montagna dei segreti. Allora, questa montagna dei segreti c'è ancora dentro di te? I segreti, la montagna dei segreti forse... per ognuno di noi ha una, di nuovo rientriamo nella metafora, perché non ci sono in noi pochi segreti, ce ne sono tantissimi, e non che non si vogliano svelare chissà per quale motivo, molto spesso per pudicizia, molto spesso perché si è gelosi, molto spesso per tantissimi motivi, però diciamo uno scrigno che ci si porta appresso e non si vuole più lasciare. Io oggi lo trovo, per esempio, questa roccia, la trovo la mattina quando mi sveglio e la trovo nei fiori, il segreto dei fiori, che è incredibile. È come se Dio volesse farsi presente in quei colori, in quella vivacità, in quella vita, e ogni volta che muore una pianta per me è veramente un dolore enorme. Ma si dice spesso che la scrittura è terapeutica. C'è stato qualcosa nella tua vita di risolto che comunque è andato via grazie alla scrittura? Non credo io a questo grande immaginario delle terapie, cioè molto spesso noi ci facciamo quasi per dare alla scrittura stessa questo alone di mistero, e allora si vuole a tutti i costi volere che diventasse terapeutica, oppure chissà cosa, per quale motivo. Non, è molto più almeno forse perché io non mi ritengo una scrittrice, quindi a queste domande sono già poco preparata, però è una cosa così spontanea, così bella, ci si siede ad un certo momento, ti arriva un'idea, ti arriva un pensiero, ti siedi e scrivi. Non c'era nessuna di tutte queste cose. Tantissimi cambiamenti della società, abbiamo detto cambiamenti negativi, positivi. Secondo te, nel momento storico attuale, cosa è cambiato di positivo e di negativo? Sicuramente ci sarà anche qualcosa di positivo. È certo che c'è qualcosa di positivo. Noi non vediamo l'evoluzione dei tempi, perché il tempo ci corre addosso e si annulla di per sé, il tempo si annulla nell'arco di 24 ore, magari succedono migliaia di cose e tu dirai oggi mi sono annoiata. I tempi cambiano e voglio dire, spesso si dice in peggio, non c'è più niente da fare, la corruzione, le malattie, la disoccupazione. Sono cose che fanno parte della vita. Semmai io dico che
E quando si va verso una certa deriva della morale o di cose che insomma la società può farne anche a meno, e allora in questo caso è giusto che, ecco, chi scrive ha anche il dovere, compreso il giornalista, compreso gli scrittori, compresa la parte, diciamo, pensante della società, ha il dovere quantomeno di denunciarle queste cose e quindi portarle alla conoscenza. Questo è importante. Sicuramente il fatto che la cultura sia l'unica arma per ottenere la libertà è il filo portante della Casa con i Balconi. Tu sei una grandissima lettrice, sicuramente questo non è un mistero. Vedo qui altri libri, non so, sono di amici, li commentiamo un po'. Commentiamolo un po'. Dunque, allora, abbiamo Specchio d'Aloe. Specchio d'Aloe, questi sono tutti scrittori della nostra terra, della nostra provincia. Non è vero come si pensa, ah, qui sono tutti addormentati, non si dorme per niente. C'è una vita culturale veramente ricca, ricca, vivace e che veramente fa da traino anche. Il problema è che abbiamo una classe, diciamo, intellettuale abbastanza ricca, evoluta, alta. Poi abbiamo un'altra classe che non riesce, la classe più bassa, che non riesce ad emergere o per cose che sarebbe lungo raccontare, perché insomma non è che è facile in 10 minuti raccontare una società perché non va bene, però questo lo possiamo dire, sono tutti scrittori della nostra terra. Specchio d'Aloe è veramente un libro da studio, un libro da studiare. L'aloe ha tantissime proprietà, no? Tra l'altro io sono piena d'aloe e quindi sicuramente faremo anche un bel reportage di fotografie per dare per omaggiare Antonio Patti. E lo stesso il giornalista, scrittore che ha scritto la prefazione, anzi biologo che ha scritto la prefazione, che è questo Gabriele Peroni, quasi quasi è indignato perché una cosa del genere dice: ma come mai io non l'ho saputa scrivere? E noi parliamo veramente di grandi calibri, non parliamo di persone. Ecco, poi vediamo quest'altro. La scuola è finita, un libro di un'amica mia carissima, che però non ne voglio assolutamente, non ne parlo perché è anche un'amica, ma perché Anna Maria Bruno, diciamo. Anna Maria Bruno, che fa una denuncia alla scuola molto coraggiosa, considerate che Anna Maria Bruno è in servizio, mette la scuola a nudo e non è facile per chi ancora deve sottostare e deve avere rapporti con colleghi, capi d'istituto e tutto il resto. Poi non parliamo poi di Alfonso Guelli. Alfonso Guelli ha una produzione teatrale, letteraria, che è veramente inconcepibile, considerato che è uno che insomma è un farmacista, quindi lavora, quindi non è a tempo pieno, uno scrittore a tempo pieno, è uno scrittore, cioè è un farmacista prestato alla scrittura. E poi insomma qualcuno che abbiamo invitato al caffè letterario. Sì, Francesco Viviano, Io Killer Mancato, che è veramente qualcosa di eccezionale, un ragazzo, ecco, il riscatto di un ragazzo che viene, ecco, dalle case di sotto e riesce a diventare uno scrittore. Uno scrittore, perché scrive anche, riesce a diventare anche un giornalista, lui scrive per Repubblica, insomma. Non vogliamo fare per questo pubblicità a questi nomi, quando piuttosto dare un'esatta misura di quello che c'è dentro la nostra terra e quello che si può fare a prescindere. Assolutamente, quindi le tue giornate sono ricche di letture, di scrittura, abbiamo qui romanzi, ma anche a carattere scientifico, tantissimi lavori, quindi scrivi, leggi, ma scrivi anche
diciamolo, delle poesie nella nostra bellissima lingua siciliana, perché non è un dialetto, è stata assolutamente ormai si considera proprio una lingua. Allora, parlaci un po' anche di questa passione per la poesia. Dunque, mentre la scrittura ha bisogno di una lingua che sia di tutti, quindi una lingua nazionale, la poesia, per poter veramente esprimere l'animo, il sentimento di una terra, ha bisogno, se tu parli di quella terra, se tu parli di quei luoghi, se tu parli di quel pensiero, ha bisogno di quella stessa lingua, altrimenti non dà efficacia per quello che si vorrebbe dire. Ecco perché. Ma siccome Giuseppina Iacono Baldanza è un'esplosione di idee, di energia, non ti limiti a scrivere delle poesie, ma so che sono state anche musicate, quindi hai dato vita proprio a dei progetti musicali. Ma si fa quel che si può. Non anticipiamo nulla al nostro pubblico. No, non anticipiamo nulla, si fa quel che si può. Si regala, diciamo, all'arte quello che l'arte ti ha dato, e quindi il regalo all'arte è quasi un obbligo, e quell'obbligo, a quell'obbligo non bisogna mai mancare. Torniamo al nostro libro, La casa con i balconi. Abbiamo dimenticato che le musiche sono di Pietro Puma, del maestro Pietro Puma, questo che salutiamo caldamente. Certamente, un saluto al maestro Puma, che è veramente un fuoriclasse della musica del nostro territorio. Sì. Allora, parlavamo del ruolo della cultura che ci dà questa libertà intellettuale, ma io so che c'è una maestra che ti è rimasta particolarmente a cuore, la maestra Ersilia. Lei ti ha dato anche uno sprono, un coraggio per intraprendere diverse strade. Molto spesso gli insegnanti che ritardano il viaggio degli alunni ricevono l'esatto contrario, cioè anziché ritardare li incuriosiscono, fanno di loro una mente così critica tale da poter poi vedere quello che non andava. Quindi non sempre il negativo è veramente negativo. Bisogna fare molta attenzione. Io dico sempre che insegna più una persona critica e non una persona che riesce sempre ad elogiare tutto e tutti a prescindere. Assolutamente. Nella casa con i balconi, tra l'altro, ci regali scorci del passato, delle immagini bellissime dei tuoi nonni, della maestra ne abbiamo già parlato, vorrei un po' capire, un'immagine, regalaci un profumo, uno scorcio della storia con i nonni, ecco, questa è una cosa che tocca molto. La storia con i nonni, oggi credo che i nonni sono più badanti che nonne. Una volta invece i nonni non erano assolutamente badanti, ma erano un pieno di affetto. Non so neanche come spiegarlo. Erano la porta sicura per noi bambini, e quello che i nostri genitori non concedevano, ce lo concedevano loro, ma con una naturalezza, senza badare se è educativo o antieducativo, c'è tutti quei preamboli che noi facciamo sull'educazione. Loro non se lo sono sicuramente mai chiesto, però in questa naturalezza era la bellezza di quell'amore. Sei stata un'insegnante prima in Renania e poi in Italia. Si dice che l'insegnamento è uno scambio reciproco. Allora ti chiedo, cosa ti è rimasto dei tuoi alunni e cosa sei sicura di aver dato loro? E spero di non perderlo. I miei alunni mi hanno dato, e spero veramente di non perderlo, capacità di sintesi. Loro chiacchiere non ne vogliono. Vogliono l'essenza del pensiero, vogliono la verità nelle parole e vogliono il senso di giustizia da parte di chi deve valutare.
tra l'altro hai scritto una frase che mi ha colpito molto sui bambini, molto forte, che ti sentivi al riparo dal marcio della società quando eri con loro. Molto, sì. Sono angeli, perché non c'è il loro, non esiste la malizia, perché una, quella che noi diciamo, ah, è malizioso, no, è qualcosa di puro, non è malizia, è semplicemente un pensiero puro che noi lo interpretiamo in quel modo. I bambini sono veramente lo specchio di quella che, di quello che poi noi, peccato, poi perdiamo, e dovremmo, per poterlo imparare, dobbiamo solo stare con loro, non è il contrario. E loro sono loro che ci fanno riappropriare di nuovo di quella che è la essenzialità della vita. Non è vero coprire i bambini di regali, coprirli di bambini di ogni cosa. Non credo che a loro faccia piacere. Non ci credo. Per arrivare a questa agognata libertà sei passata attraverso la cultura, lo studio, però per arrivare a tanto hai avuto tantissima determinazione. E a tal proposito leggiamo un piccolo passo. Papà, voglio continuare gli studi, dissi decisa, e tu devi farmi preparare per gli esami. Non se ne parla nemmeno, rispose con tono tranquillo, convinto che bastassero pochi giorni perché quella mia voglia svanisse come nube al vento. Non aveva capito che il mio desiderio era autentico. Ero testarda, come lui, e in egual misura. Furono giorni di fuoco e di scontri. I nostri sogni, fino ad allora convergenti, prendevano due diverse direzioni. Mio padre voleva a tutti i costi la casa con i balconi. Perciò vedeva nelle mie richieste non un investimento, ma un costo che rallentava il suo progetto. Io invece volevo impossessarmi dell'odore di quei libri nuovi di zecca che casualmente avevo visto nella casa con i balconi. Dovevo quindi attuare precise strategie per il mio piano. Pensai subito allo sciopero della fame. Era l'unico modo per trovare mia madre un'alleata sicura. Lo sciopero della fame! Una bambina che attua un piano sicuro. Giuseppina, abbiamo già detto tutto. Concludiamo con una battuta e poi auguriamo veramente ai nostri lettori di poter leggere e gustarsi questo meraviglioso libro che è un viaggio straordinario. E lo sciopero della fame, come vedi, non l'ha inventato Pannella. Era l'unico modo, ed è l'unico modo per poter attirare l'attenzione vera del genitore, perché il genitore la prima cosa di cui si preoccupa è: ha mangiato? Quindi se non mangia, ovviamente capirai, creavo a casa malesseri a mia madre, specialmente perché mio padre mi vedeva poco, quindi, e sono stata veramente a fare lo sciopero della fame. Di assolutamente volere e potere, inseguire la cultura a tutti i costi. Grazie mille Giuseppina Iacono Baldanza e saluto i nostri telespettatori che ci seguono sempre sul sito www.noidelplateni.it e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Stigi canto l'amore, canto a bellezza, canto lo sole, canto le stigi, canto la luna, di st'universo senza patruna, con gli occhi aperti sonno, sto sonno, vio la gente tutta d'intorno, campa ci campa e in allegria, senza più guerre, senza paura.
pazzia, senza recinti, senza fronteri, senza chiustati, senza banneri, figli di un Dio unico e solo, chiamando figlio ricco ma nudo. Sonno sta terra chi senza più mafia, senza timori, senza più grida di innocenti, senza più sangue dopo sonno giardina, sciavuro e sciavola, e di famiglie senza dolore, senza più morti o malattia, senza più poveri in mezzo alla via. Volissi l'ali e angelo volare, chiamando l'uomini a perdonare, e dal reporti trovare scritto, sonna sto mondo è un tuo diritto. Senza recinti, senza frontieri, senza più stati, senza banneri, figli di un Dio unico e solo, chiamando china di soli, senza più mafia, senza timori, senza più grida di innocenti, senza più sangue